c'è stato proprio quello, ok, cerchiamo di fare il meglio che possiamo, quindi accordare la batteria fino al centesimo, piazzare il microfono, cambiare microfono, cambiare cavo perché quel cavo suona meglio di quell'altro. Siamo poi entrati in sala di registrazione ed è la prima volta che io mi sono trovato a registrare in questa maniera qui. Io ero abituato, ho registrato parecchi dischi, ho già fatto altre cose, ma mai con veramente Marco è incredibile in sala, è mostruosamente bravo, ma maniacale direi, perché ho fatto delle cose per ore e ore e ore finché non funzionavano esattamente come voleva lui, ma anche delle sciocchezze, per esempio delle volgarissime percussioni semplicissime che io credevo di fare in pochi attimi, io ci ho messo veramente un giorno finché Marco non mi ha detto così va bene. Abbiamo utilizzato microfoni modificati, convertitori costruiti apposta, abbiamo utilizzato delle catene molto uniche in modo da trovare quello che poteva essere il suono più adatto ad un disco di cover di anni 30 fatto adesso nel 2013 e coinvolgendo artisti storici che devono avere comunque una pasta riconoscibile, un disco uniforme il più possibile, però senza essere spigoloso, senza essere troppo freddo, come ultimamente succede lavorando col digitale. Molto spesso ci siamo trovati a ripassare dei suoni dentro il nastro per quasi rovinarli, ma in realtà lo scopo non è mai rovinarli, ma dargli un carattere sonoro. Abbiamo modificato delle flange in modo che si potessero utilizzare, tirare a mano. Abbiamo registrato sempre insieme, batteria, pianoforte, basso, oppure batteria, pianoforte, chitarra. Tutti i pezzi sono stati arrangiati nel momento in cui ci siamo messi a registrarli e abbiamo cercato di mantenere il feeling. L'unico modo era sempre registrare insieme o comunque registrare almeno due elementi alla volta. E una volta che abbiamo buttato giù le fondamenta, molto scarne, quindi quello che poteva essere a volte anche solo batteria bassa, abbiamo mandato i brani agli artisti e hanno cantato sopra, quindi a volte hanno cantato anche su arrangiamenti completamente inesistenti e sono stati costruiti successivamente. Il concetto che mi stava a cuore era proprio quello di riuscire a stravolgere sì gli arrangiamenti, a farli miei, a farli unici, a farli Universal Daughters, proprio come se fosse un disco, un progetto discografico nuovo, però nel rispetto dell'originale stesura. Io ho cercato di tirare fuori la natura uguale, dandole i panni, cucendole addosso un vestito che sentivo mio. L'esperienza in studio comunque è stata molto positiva e divertente, anche perché noi comunque siamo abituati a lavorare in studio sempre da soli, nel senso siamo sempre noi tre, perché comunque al mixer ci sta Alberto. E quindi quando ci capita di aprirci all'esterno, specialmente con un personaggio come Marco Fasolo. È stato piacevole anche per me da fonico stare in studio con Marco, che era la prima volta. Sono andata via la notte, alle 2 di notte. Noi siamo bravissimi, Marco che ci mette un cazzo. eravamo arrivati verso l'una. Sì, e ero ripartita per Bergamo alle 2 di notte, mentre loro invece erano rimasti lì perché il giorno dopo facevano le prove per le date dei Jennifer. Però sì, la base l'avevamo fatta, abbiamo fatto massimo una decina di take e non di più. Il lavoro è finito, ho potuto sentire le varie tracce, le varie voci. Ho già sentito il messaggio finito e credo che sia un prodotto emozionante. E lo dico veramente, lo penso proprio. E è servito tantissimo anche a me, perché non avrei mai immaginato alla mia età di riuscire a fare una cosa così bella, tra l'altro guidato proprio, devo dire la verità, guidato da Marco, da Jean, dagli altri che hanno partecipato, guidato in maniera esemplare. Quindi io ho cercato assolutamente di fare quello
che mi è stato chiesto. È stato molto bello lavorare con gli artisti stranieri perché c'è stato un contatto molto diretto. Abbiamo avuto la possibilità di far rifare alcune cose secondo le nostre indicazioni, c'è stata molta apertura. Abbiamo ricevuto delle tracce di voce con per esempio Lisa Germano, alla fine delle take ci manda i bacini. Abbiamo ricevuto delle indicazioni dal fonico produttore di Chris Robinson, su quale ci siamo confrontati. È stato molto bello, molto diretto, comunicazione aperta. È stato anche molto interessante lavorare sulla voce di Alan Vega, che è stata trasferita su Nastro, riregistrata, tirata, rovesciata, ed è rimasto comunque molto vicino a quello che ci aveva mandato, grazie a questo suo gusto estremamente nuovo, perché ci aspettavamo una voce molto simile a quelli che erano i suoi progetti discografici precedenti. Abbiamo disegnato un mondo attorno a lui. Quello che sono riusciti a creare in studio è veramente incredibile. Spero che insomma chi ascolterà il disco se ne renderà conto, insomma, che è un'operazione assolutamente fuori dal comune, insomma, sia per cioè proprio non solo per i canoni italiani. Purtroppo noi siamo abituati a ragionare, come gruppo italiano questo è valido, come se gli italiani fossero in ambito musicale degli handicappati in partenza, insomma. Noi non abbiamo mai creduto a questa cosa qui, e questo progetto è decisamente forte e credibile a livello internazionale, ma se ne accorgeranno, insomma, quando lo ascolteranno, spero. Se no possiamo pure smettere di credere che esista qualcosa come la musica rock, insomma, ecco. Quello che tutti i pezzi hanno in comune, secondo me, è proprio il fatto che comunque vanno al già nella loro versione originale vanno proprio al centro di quella che è l'esperienza della vita, il fatto proprio la sua irriducibilità. Questa credo sia la cosa che ci interessava, cioè un disco che raccontasse questa cosa, la multiformità e l'impossibilità di discernere le cose che ci capitano nella vita, quindi gli aspetti tragici e gli aspetti anche felici. Questo è essenzialmente l'idea del disco. Penso che alla fine adesso più o meno duetto, insomma, comunque in qualche modo canto, anche se insomma cantare è una parola grossa, con Alan Vega dei Suicide. Se penso un po', insomma, quando ho iniziato a suonare, è una storia abbastanza incredibile, insomma, ecco, io comunque ho cantato con Alan Vega. Basta. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel. I'm born to preach the gospel, and I shall do.